Ogni anno arriva l'emergenza freddo, anche quest'anno ci siamo messi in gioco, diciamo così, come diocesi, con impegno per rispondere alle esigenze che sono sempre più alte per quanto riguarda questi fratelli e sorelle che dormono per strada, d'intesa col comune, d'intesa con le varie realtà anche, diciamo, civili che si occupano di questa situazione, con l'aiuto della Compagnia di San Paolo, anche noi ringraziamo. E abbiamo attivato, ecco, sia nel via Episcopio, sia nel seminario, anche arcivescovile di via 20 Settembre, no? E sia anche in altre sedi, praticamente una miriade, chiamiamola così, di rete che dà la possibilità a queste persone di trovarsi a gruppi piccoli, non numerosissimi, perché altrimenti il gruppo numeroso si spersonalizza la persona. Invece mettendo 10, 15 ecco, persone insieme, si conoscono, fraternizzano, mangiano insieme, abbiamo anche la novità che abbiamo la cena quest'anno e abbiamo la novità che è interessante, che abbiamo aperto appunto un'accoglienza per le donne che vivono per strada, perché ci sono anche delle donne purtroppo che vivono per strada. E allora ecco, questa dimora, diciamo così, avrà ecco, un significato molto importante e, diciamo, per loro. Poi ci sono tanti che sono anche malati e allora abbiamo attivato anche un servizio sanitario che farà il giro continuamente, no? In questi centri per vedere che tipo di necessità magari sanitarie hanno, no? E tutto questo ecco, vuole dare il senso che a noi interessa la persona, interessa che questa persona si senta bene, si senta ecco, accolta e che trovi poi un indirizzo per superare anche le sue difficoltà. Quindi aiutare un po' anche queste persone a vedere se si può trovare un piccolo lavoro, e poi dal lavoro alla casa e così via, no? Se no uno resta sempre dipendente degli altri e a un certo punto si adagia e non pensa neanche più di avere la possibilità di risolvere il suo problema. E invece noi pensiamo che aiutandoli, accompagnandoli, sostenendoli, anche queste persone a volte hanno grosse possibilità, perché non sono più i barboni di una volta, A volte sono persone che avevano un lavoro, una professione, eccetera, hanno dovuto lasciare tutto per le disoccupazioni, per situazioni difficili, di famiglia magari, e sono andate ad abitare lungo la strada, nella strada. E io credo che invece se noi avviciniamo uno a uno, e abbiamo la possibilità di farlo perché sono piccoli gruppi, possiamo trovare per ciascuno uno sbocco più positivo per essere autonomi e per poter camminare, diciamo così, con le proprie gambe.